Allora, dunque, mi dicono che i mezzi dei polacchi, guidati da persone in realtà di Ancona e di Fossombrone, ma sono vestiti da polacchi, sono partiti poco fa da Casina di Paterno e quindi stanno arrivando nel viale in piazza Cavour. Io, prima di dare la parola a Tilio, vi ricordo gli eventi che si svolgeranno stasera. C'è questa carovana, diciamo, di mezzi che arriverà appunto tra poco in piazza Cavour, poi si sposterà in lungo corso Garibaldi. Vi ricordo che stasera alle 21 si svolgerà uno spettacolo da non perdere, dedicato proprio al secondo corpo polacco, in quello che abbiamo individuato come luogo della memoria della città di Ancona, perché lo stadio dorico era il centro, diciamo, delle sfilate militari, delle cerimonie, anche delle gare sportive, tra cui partite di calcio. Dopo lo spettacolo di Andrea Caimmi, vi assicuro, vi invito di nuovo, non perdetevelo, ci sarà anche una partita di calcio tra una rappresentativa polacca e una squadra anconetana, insomma, per ricordare gli eventi di quel giorno. Tutte iniziative organizzate con le associazioni locali e il coordinamento e l'organizzazione del settore attività culturale e turismo del Comune di Ancona. Ultimo intervento, salvo poi domande finali, siamo a vostra disposizione, quello di Attilio Bevilacqua, che aveva promesso che avrebbe presentato un libro sul quale sta lavorando, ma evidentemente ancora non è pronto in questi giorni, però sicuramente, diciamo, sarà un libro importante, come è stato importante quello sul 1° novembre, di cui abbiamo parlato diffusamente nell'autunno scorso, scritto assieme alla sorella Livia per la casa editrice Affinità Lettive. Ti chiedo brevemente di illustrarci i risultati delle tue ricerche, che rappresentano di fatto una cronologia dell'anno terribile della dorica della città di Ancona tra il 43 e il 1900 e la liberazione, in sostanza. Grazie Attilio, te la parola. Salve, buongiorno a tutti. Intanto il libro che dovevo presentare, che avevo previsto in questi periodi per il 70° anno della liberazione, andrà a finire sicuramente a ottobre-novembre, e non sarà più un libro ma molto probabilmente due libri. Uno è una cronaca di un anno della città d'Ancona che va dal 43 al 1944, e l'altra è l'elenco delle azioni di guerra che Ancona dovete subire. Magari ne accenno qui velocemente. Da ricerche fatte oramai da 4 anni, possiamo dire, questa è una mia interpretazione, che le azioni di guerra sono ormai definite. 140 i bombardamenti, 41 sono i mitragliamenti, perché sono due cose diverse, perché un mitragliamento va a attaccare truppe veloce, eccetera. Il bombardamento, sapete tutti quanti danni poi. Sono 7 cannoneggiamenti alleati fatti dai polacchi con cannoni a lunga gittata dopo aver occupato Osimo, che sparano verso la città di Ancona, colpiscono i quartieri di Valle Miano, chiaramente Pinocchio, Grazie, Tavarnelle, i primi rioni, ma arrivano anche fino a colpi alla Calcavia, al porto. Poi ci sono 3 incursioni navali. Di solito erano 2, sembra che l'ultima sia tra il 17 e il 18 di luglio. Per cui questi sono 191 azioni di guerra. Se ci vogliamo aggiungere un cannoneggiamento fatto dai tedeschi dal fiume Sino il 19, il giorno dopo, arriviamo a 192 azioni di guerra, che è una cosa impressionante, spaventosa. Io ancora devo trovare in proporzione come capoluogo di regione un'altra città che sia stata così pesantemente bombardata. Napoli sicuramente è una città devastata, però Napoli aveva 700, 800, 900 mila abitanti. In proporzione, ancora, per essere comparata a Napoli, dovrebbe aver avuto 1900 bombardamenti, e invece ce n'è 191 che sono
diciamo soprattutto devastanti, partendo dal primo, che è quello del 16 ottobre, che intanto molti conoscono. È un primo bombardamento che in pratica trova la popolazione inesperta, i rifugi non erano completamente finiti, soprattutto la zona che viene colpita, l'obiettivo era la stazione, e viene effettuato con un bombardamento di 84 aerei, cosa che non verrà più, diciamo, non si verificherà più nella città di Ancona. Sono 36 caccia bombardieri e 48 caccia di scorta, cioè 48 P-38, quelli che erano a doppia deriva, che vengono ad accompagnare questi primi 36 bombardieri per il primo bombardamento sulla città. Chiaramente viene colpita, oltre che la stazione, il borghetto, il piazzale della stazione, via Giordano Bruno, cioè via, diciamo, ex via De Pinedo, Corso Calalberto, il Cavalcavia, le strade del Montirozzo, l'azienda del tram e l'azienda del gas, fino a parte di via Marconi. Oggi disgraziatamente sappiamo che le cifre delle vittime, almeno quelle che io sono riuscito a tirare fuori dai documenti degli atti di morte del 1943, 44 e 45, perché ancora nel 1945 si denunciava la scomparsa di parenti, amici, conoscenti, e sono 242, queste sono certe perché sono state verificate, oltre a tutte quelle che poi non si ritroveranno più sotto le macerie, sicuramente, diciamo, persone vaporizzate dalle bombe, perché c'è questo, diciamo, fatto di questo primo bombardamento, che molte persone rimasero a lavorare, perché fino a quel momento tutti gli allarmi finivano con un cessate allarme, per cui quando arrivano gli aerei alcuni vanno a vedere le evoluzioni dei caccia intorno o dei bombardieri, per cui, diciamo, molte persone si potevano salvare. Molti si rifugiano nei negozi, c'era la fila per andare a prendere i 200 grammi di pane nel forno Morbidelli, in Corso Calalberto, ne muoiono 7, dentro ai portoni, cioè è una cosa, un primo bombardamento che la popolazione ne pagherà le conseguenze. Passo velocemente al primo novembre, passano 15 giorni e dai diari americani noi troviamo una parola presente sempre, cioè una sola parola, rain, pioggia, significa che i bombardieri non riuscivano a trovare i bersagli sopra, diciamo, la città, in questo caso Ancona. Considerate sempre che i cacciabombardieri lanciano le bombe, sganciano le bombe costantemente sopra i 2.500-3.000 metri, 9.000 feet, 10.000 feet, sono sempre quelli, perché a 6.000 metri arrivavano le contraeree da millimetri 20 e 40, solo gli 88 riuscivano ad arrivare alle altezze che volavano questi B-25, stiamo parlando B-25 e B-26. Solo, dopo il 29 gennaio arriveranno i primi quadrimotori, B-17. Comunque il primo novembre, più che altro, è conosciuto per la tragedia del bombardamento a rifugio delle carceri. Sono 43 aerei, come ha già detto Sparapani, in due bombardamenti ravvicinati e vanno a colpire, diciamo, la parte via Fanti, l'ultima ondata. Viene colpito il rifugio e sappiamo tutti oggi con documenti. Questa è la foto fatta dal che già ha spiegato Sergio Sparapani, e anche questa foto, ci sono documenti in cui la gente scappa perché pensa che sia un altro aereo che viene a bombardare, invece questo fotografava come ogni qualvolta c'era un bombardamento passava la foto mappatura e andava a vedere che cosa avevano fatto, considerato che all'interno delle formazioni già loro fotografavano, però c'era una seconda verifica. E nel bombardamento del rifugio sapete tutti oramai che le vittime sono accertate nel senso che ci sono delle cassettine dove contengono i resti, e sono 724. Rimane, stona ancora quella lapide al di fuori del rifugio che indica oltre 300, per cui sembra che 400 siano ancora esclusi da quella tragedia.
ma comunque lo stesso giorno arrivano, diciamo, vengono colpiti altri due rifugi, quello in via Ferretti, e ancora oggi rimangono delle macerie. Sta di fronte, sarebbe Pio II, sta di fronte al raggruppamento dei carabinieri della soprintendenza. Lì muoiono 8 persone. Scendendo in via Ferretti, perché poi è un caos con le vie, via Piazza Episcopio, via del Guasco, eccetera, arriviamo al Palazzo Daus, che ha già diciamo descritto Sergio Sparapani, un vecchio palazzo dove vivevano 20 famiglie, forse più di 100-150 persone, ed erano soliti andare nelle cantine sotto, perché quello era rifugio. È vero che lì vicino c'era rifugio Galleria Duomo, sta di fatto che non si sa perché il primo bombardamento quel giorno, c'è una confusione, sono 3 gli allarmi, 2 bombardamenti, e dopo il primo bombardamento delle 16, delle 12:16, la popolazione s'accalca nei rifugi, ecco perché muoiono tante persone all'interno del rifugio delle carceri, perché era un carnaio, perché tutti avevano sentito per la prima volta arrivare le bombe nel centro storico. Il 16 aveva colpito la periferia, tutto sommato avevano sentito le esplosioni, avevano visto le distruzioni, ma non erano ancora, non si erano capacitati di quello che poteva succedere nel bombardamento. Viene colpito questo palazzo d'Avalos, che poi sarà, diciamo, non verrà più ricostruito. Oggi c'è la piazzetta, c'è la piazza del Senato. Potrebbe essere questo qui sullo sfondo? No, in fondo, no, quella dovrebbe essere la via che prosegue, che è via Gabriele Ferretti, è sulla sinistra. Quindi, se è un pezzo quello, se addirittura, cioè in pratica il Palazzo d'Avalos, dietro c'aveva il Palazzo Vescovile, alla destra c'aveva la Chiesa dei Scalzi e il Convento, di fronte aveva il Palazzo Ferretti e sulla sinistra aveva il Palazzo Senatoriale. Quella via stretta che andava diretta era Gabriele Ferretti, ex via del Guasco. Poi c'era Piazza Episcopio, che era di fronte tra Palazzo Vescovile e il Palazzo d'Avalos. Insomma, un po' difficile, diciamo, però potrebbe essere, cioè a me sembra che Palazzo d'Aulas era un po' più spostato verso la chiesa. Non è mai stato ricostruito. Non è stato più ricostruito, non so perché, molto probabilmente avranno venduto i diritti, non so. E qui muoiono sicuramente oltre 80, 60, noi insieme a Sergio avevamo detto 100, sempre non tanti. Per cui quel giorno non ci sono solamente i morti del rifugio delle carceri, ma se noi andiamo a vedere tutte le altre costruzioni, via dell'Arsenale, via Calvario, sotto via Sottomare, via Aurelio Safi, possiamo dedurre che già quel giorno si arrivi intorno a 950 vittime, che assommate alle 242 sicure del primo bombardamento arriviamo a circa 1200 e superiamo il dato dal comune di Ancona, che indica i 1182 e i morti alla fine della guerra. Considerate che questo è il quinto bombardamento e ne rimangono ancora altri 135, più ci sono i 41 mitragliamenti, 7 cannoneggiamenti, quello che ho già detto. Per cui se uno fa un calcolo, oggi si potrebbe dire che i morti finali della campagna dei bombardamenti siano intorno a 1350-1400, tenendoci, diciamo, dalla parte un po' così per difetto, ecco. Alcuni dati, il 29 gennaio voglio magari parlare dei morti annunciati, fammi segno se mi devo fermare, dei morti annunciati e il bombardamento dell'8 dicembre. L'8 dicembre gli americani sono sempre americani, purtroppo i danni, e non sono bombardamenti terroristici, perché ogni volta noi vediamo che gli americani non bombardano nella cosiddetta area bombing, ma bombardano perché vicino c'è sempre un obiettivo militare. L'ospedale psichiatrico era di fronte, non so, 6 metri, 7 metri, c'era la caserma, la sesta caserma Autieri, occupata dai tedeschi, c'era qualche carro armato, qualche carro blindato, c'erano delle truppe, loro bombardano, tant'è vero che c'è una foto americana che si riconosce sopra i tetti i bolli bianchi con le strisce rosse, per cui loro vedono che è un ospedale, però lo colpiscono, molto probabilmente
un po' di vento o un errore del puntatore, sta di fatto che però vanno a colpire anche il sesto autocentro. Comunque qui i morti sono 55 in totale, 45 all'interno del nosocomio, poi colpisce intorno via Cristoforo Colombo, via dalla Palombara, salita del Pinocchio, eccetera. Volevo arrivare al 9 gennaio perché è un altro di quei bombardamenti 1944 poco conosciuto e che comincia a colpire gli archi. Ora gli archi non c'erano postazioni militari, non c'erano obiettivi ben precisi, ma ci accorgeremo poi alla fine che i polacchi più che altro gli inglesi utilizzeranno questa spianata vicino al porto proprio per un parcheggio di mezzi, di rifornimenti, eccetera. Questo è l'obiettivo, perché poi vedremo in tanti altri bombardamenti con le vie Marconi, via Mamiani, via Fornaci Comunali, via Vasari, che era un putiferio di derivazioni. C'erano 9 derivazioni e le derivazioni molto probabilmente erano delle vie sconosciute, diciamo che non erano ufficiali, ma conosciute dal postino. Allora via Libeccio, via Scirocco, via Grecale, via dei Pescatori, via Riposta, via Salita delle Rupi. Il 2 febbraio, il 2 febbraio cambiano i protagonisti dei bombardamenti, non sono più americani. Gli americani vanno ad appoggiare la quinta armata del generale Clark che si era impantanata davanti a Cassino. Si spostano dagli aeroporti delle Puglie, vanno a finire all'aeroporto di Pompei, Capodichino, in Campania. Questo per appoggiare la quinta armata americana. Però vanno via gli americani e arrivano gli australiani. Sono gli australiani che cominciano a bombardare la RAF, io non so dirla come la dice Sergio Sparapani. Però è RAF con 2 A, RAF, Royal Force, è inglese, RAF con 2 A. Dillo te, perché io con l'inglese lo conosco poco. Per cui questi arrivano e cominciano ad essere impostati come cacciabombardieri leggeri. Lasciano, cioè hanno sempre le 4 mitragliatrici, 2 per ala, ma montano delle bombe e arrivano a sganciare, a portare, a trasportare 3 bombe da 500 libre, per cui diventano dei caccia leggeri. C'è il mese di aprile, che c'è tutto da leggere, cioè il mese di aprile è il mese più devastante per la città d'Ancona. Non so cosa c'era rimasto ormai da bombardare, e se noi andiamo a leggere, a trovare, quelli che ho trovato, i bombardamenti partono dall'8 aprile, saltano il 9, e saltano il 9 perché è la Santa Pasqua, ma però riprendono il 10, che è il lunedì di Pasqua, e arrivano fino al 20 aprile, tutti i giorni bombardano Ancona. Sono 19 bombardamenti, perché in alcuni giorni ce ne sono 3 o 4, fra cui c'è il 20 aprile, quello che viene considerato il più intenso come sganciamento di bombe. Sono 135.000 libre, pari a tonnellate, 61 tonnellate di bombe quel giorno. C'è il 27 giugno, dove ci sono 8 bombardamenti, che è la giornata dove ci sono più bombardamenti. Il 7 luglio, come ho detto, iniziano le cannonate da parte della artiglieria polacca, per cui i rimanenti 1.000-1.200 anconetani ora devono fare attenti, cioè devono cominciare a capire il sibilo della granata, perché queste granate arrivavano da parte via terra. Velocemente i danni del porto, io voglio dire solo una cosa: quando arrivano le prime navi inglesi, questo è il 19, no? Poi parlava il dottor Campana, eccetera, si pongono, e questa è una notizia che mi ha dato il dottor Federici, ogni tanto ci sentiamo, c'ha sti flashback, mi ha detto appunto che arrivava una nave per volta, si poneva al centro del porto dove le acque erano più alte, e da lì partivano i mezzi da sbarco e scaricavano i primi rifornimenti. Considerate che le banchine del porto erano stravolte sia dai bombardamenti, ma non dimentichiamoci l'opera dei guastatori tedeschi, perché quelli veramente minarono anche i mulini, le cose, il Corriere Adriatico, l'Attimo, l'Unes,
sempre diciamo con l'obiettivo, io penso, scaturito dall'odio verso gli italiani. E appunto nei moli c'erano, io me ne so segnate, ma non sono solo queste, oltre al Panfilo Savoia che occupava il trapezoidale, il molo trapezoidale, c'era l'Ottaviano Augusto che abbiamo visto nelle foto, e poi i vapori, navi, Nenella, Bice, Giuseppina, Orsolina Bottiglieri, Mariannina, una piccola petroliera spezzata in due. E poi c'erano una decina di motovelieri che erano tutti semi affondati, diciamo, lì all'ingresso del porto. Sono i danni per capire, via Saffi sarà la via più bombardata. Dei 133 numeri, sì e no, che ne rimangono oggi, si possono andare a vedere 20. Vengono distrutte tre chiese, tanto per diciamo tre chiese nella via, Santa Maria della Misericordia, che è il portale che era stato protetto da tavole, mura, sacchi di sabbia, oggi lo abbiamo, viene diciamo portato in via Giannelli, dove c'è la chiesa di Santa Maria della Misericordia. L'altra è la Stella Maris, che era due isolati, e poi San Primiano, un'antichissima chiesa cara sicuramente alla popolazione del porto, dove gli inglesi quando arrivano molto probabilmente buttano in mare le macerie della chiesa, fra cui c'erano anche le reliquie del santo del VI secolo dopo Cristo. L'ultima parte che è scomparsa e che ancora oggi non c'è un segnale. Se voi pensate che in piazza Dante Alighieri oggi, dove transitava via Saffi, dove scende la strada via Ruppe Comunali, partiva la via dei magazzini comunali, che intersecava la via della Cisterna, oggi rimane solo la fonte del Filello, poi scendeva l'altra via Arsenale, dal Palazzo Ferretti fino al cantiere, poi c'era via del Calvario, via del Pozzetto, via del Padrone. In alto c'erano i due vicoli, vicolo del Fico e vicolo del Paradiso. Non c'è più rimasto niente, c'è solamente la fonte del Filello. L'ultimo dato, se noi andiamo a vedere via Fanti, anche qui scompaiono tre chiese: la chiesa di San Pietro, la chiesa di San Lorenzo davanti a quello che rimane della Porta Cipriana, perché oggi c'è un arco, ma lì prima della guerra c'era un'estensione diciamo di questa porta almeno di 4 metri. Subito dopo c'è Sant'Anna Greca, è inutile che do le percentuali, il porto verrà distrutto per il 97%, i morti più o meno l'ho detto, e dobbiamo ricordare tra le tante vittime i tanti bambini, perché le famiglie diciamo erano numerose, e quelli però che sopravvissero sicuramente spaleranno via le macerie.